Amici sportivi appassionati di questo meraviglioso sport, benvenuti qui alla Pala Valenti per la sesta giornata del campionato di basket di Serie B, girone A. Di fronte si giocano la partita la Irritec Capodurlando e la Blu Carta Etrusca San Miniato, due formazioni che si trovano con lo stesso punteggio in classifica, 3 vittorie e 2 sconfitte per entrambe le squadre dopo 5 giornate, ed entrambe sono reduci peraltro da 2 importantissime vittorie, perché San Miniato ha vinto in casa contro la Forte Piombino per 68-62 domenica scorsa, mentre la Irritec Capodurlando è andata a vincere in quel di Borgosesia contro la Jessi Valsesia Basket per 62-67, praticamente un solo punto di differenza nei due punteggi, con i 68 realizzati da San Miniato e i 67 della Costa d'Orlando. Una gara dunque che comincia a delineare un po' quali sono le prospettive di entrambe le formazioni, perché insomma la Costa d'Orlando fino a questo momento è riuscita a mantenere il fattore campo ed è riuscita anche a vincere una gara esterna, soprattutto così delicata come quella giocata a Borgosesia. Stesso discorso vale per San Miniato, quindi adesso si affrontano due squadre che sotto certi punti di vista possono anche essere definite molto simili, anche se San Miniato vanta un gruppo molto solido che fa proprio della solidità il proprio punto di forza. È una squadra che è cambiata veramente poco rispetto alla scorsa stagione, soltanto 2 elementi, 2 innesti per rafforzare un roster di per sé già competitivo, e soprattutto ha in Gianluca Carpanzano, uno dei giocatori più in forma in questo inizio stagione, considerata anche che il miglior marcatore dopo 5 partite di San Miniato. E allora i quintetti per questo inizio gara: San Miniato si presenta in campo proprio con Carpanzano, con il numero 8 Enie, con il numero 12 Moretti, con il numero 16 Coversazio e con il numero 44 Quartuccio. La Costa d'Orlando invece si presenta sul parquet con Alessio Ferrarotto con il numero 0, con il 4 Daniel Perez, con il 7 Enrico Di Coste, con il 12 Luca Bolletta e con il 20 Giampaolo Riccio. Questo è il quintetto, ancora anche se seduto in panchina, però difficilmente verrà utilizzato da coach Contello il playmaker titolare, cioè Michael Tighini, e proprio su Perez adesso è tutta da verificare la sua condizione di forma. È da qualche settimana che si allena poco a causa di un problema alla caviglia rimediato nell'incontro contro Piombino, quindi stiamo parlando di 3 settimane fa, un problema che però a mio parere era più serio di quello che poteva sembrare all'inizio. In questo momento comunque Daniel Perez è in campo per la palla 2 di questo incontro. Primo possesso dunque per la Costa d'Orlando con il salto di Enrico Di Coste e il pallone tra le mani del playmaker Ferrarotto, che cede a Riccio, su di lui la marcatura del numero 12 Moretti, ancora Ferrarotto e ancora Moretti che cerca di contrastare il pallone a Riccio, il suo step back tocca addirittura il tabellone, il possesso passa direttamente a San Miniato, una squadra che fa dei cambi difensivi e comunque dell'intensità difensiva un proprio punto di forza. Bello il passaggio del numero 16 per un proprio compagno, ma c'è anche l'ottima difesa della Costa d'Orlando che costringe all'errore Enie, allora riparte con questo rimbalzo conquistato, poi il pallone intercettato, il passaggio era di Perez, morbido è andato su questo pallone Enrico Di Coste, ancora un altro intercetto, tanti gli errori in fase offensiva, ma perché entrambe le difese stanno avendo la meglio sino a questo momento in questi primi minuti di partita. È bello l'inserimento da parte di Ferrarotto, poi il tocco un po' fortunoso se vogliamo di Enrico Di Coste, e sono i primi 2 punti della gara a favore della Costa d'Orlando. In attacco adesso San Miniato con il numero 12 che riceve la finta e l'ottimo attacco al ferro, però sbaglia poi l'appoggio al tabellone, il rimbalzo della Costa d'Orlando, si trattava del numero 12 Moretti, ancora Riccio, su di lui c'è Carpanzano, c'è il cambio difensivo, adesso il pallone perso da Riccio, poi conquistato per un attimo da Bolletta che non può fare altro che rimetterlo nell'altra parte del campo, allora lo scarico per il tiro da 3 punti che va del numero 8 Enie, passa in vantaggio dunque San Miniato con questa tripla di Enie, con il pallone perso da Riccio,
C'è un atteggiamento un po' molle in questi primi minuti da parte della Costa d'Orlando, quasi sembra distratta. Adesso il tentativo di Ferrarotto che vuole sfruttare il mismatch, va fino in fondo, subisce fallo e segna anche il canestro Alessio Ferrarotto. Parte subito bene Ferrarotto, ha capito subito il mismatch che poteva prendersi contro Moretti, che commette fallo e manda in lunetta il giovanissimo playmaker della Costa d'Orlando, che è chiamato a straordinaria a causa dell'infortunio di Teghini, ma sinceramente sino a questo momento sta veramente facendo molto bene. Questo pallone che viene riconquistato dalla Costa d'Orlando in rimbalzo da Enrico Di Coste, ed è il sesto punto per la squadra di casa, 6-3 il punteggio, a 7:40 dalla fine del primo parziale. Riparte San Miniato con Enie. Il pallone adesso sotto, è ancora lo scarico per Enie che finta il tiro da tre punti, poi va fino in fondo. Bellissima l'azione di Enie, molta intelligenza cestistica in questa palla ceduta a un proprio compagno quando avrebbe potuto tranquillamente appoggiare al ferro, ma ha preferito andare sulla certezza e guadagnarsi anche questo assist sul tabellino. Buono il pallone dentro per Enrico Di Coste, che subisce inevitabilmente fallo. Sembra che a commetterlo sia stato Carpanzano, è proprio così. Secondo fallo di squadra per San Miniato, che ha difficoltà nel contenere i 218 centimetri di Enrico Di Coste. 6-5 il punteggio, a 7:08 dalla prima pausa. Ferrarotto pronto a rimettere il pallone in campo, ancora per Enrico Di Coste che fa un ottimo movimento di piede perno e segna da sotto l'ottavo punto per la Costa d'Orlando. Enie, poi il pallone ceduto per Quartuccio, ancora Enie. Moretti, su di lui c'è Bolletta, ancora Quartuccio dentro per Caversazio, che appoggia al tabellone e realizza Caversazio. Ed è 8-7, dopo gli errori nel primo minuto di questa gara adesso si comincia a segnare con una certa regolarità in entrambi i lati del campo. Ferrarotto, su di lui c'è Enie, potrebbe sfruttare questo mismatch un'altra volta. Ferrarotto infatti non ci pensa due volte, va fino in fondo Alessio Ferrarotto, altri due punti per lui. Grande impatto alla gara per il giovane playmaker che nasce nel vivaio della Costa d'Orlando. C'è un fallo fischiato ad Enrico Di Costa, che aveva intercettato questo pallone giocato da Caversazio. Primo fallo per la Costa d'Orlando e naturalmente per Enrico Di Costa. Dieci a sette il punteggio per i padroni di casa. Buono il pallone per Enie, poi lo scarico fuori ancora con il tentativo di penetrazione da parte di Carpanzano. Il pallone viene cedito ancora fuori per il tiro da tre punti tentato da Moretti che non va. Il rimbalzo è di Enrico Di Costa, ma per un attimo aveva intercettato Quartuccio. Il pallone rimane comunque in possesso tra le mani dei biancorossi, che sono adesso già dall'altro lato del campo con Alessio Ferrarotto. Perez, uno dei suoi pochi palloni giocati quest'oggi, sbaglia il suo arresto e tiro. Riparte velocissima in contropiede, spinge molto forte San Miniato e va fino in fondo con Caversazio. È una delle sue caratteristiche, lo avevamo detto in fase di presentazione della partita, difesa forte e ripartenza rapida in contropiedi. 10-9 a 5:30 dalla fine del primo quarto, serie di blocchi da parte di San Miniato per non liberare Perez, che adesso si trova sul lato debole del campo. Ancora Ferrarotto che subisce il fallo del giocatore numero 44 Quartuccio. Ferrarotto già a quota 4 punti, 6 quelli di Ferrarotto e sono 10 quelli realizzati dalla Costa d'Orlando soltanto da questi due giocatori, mentre 3 sono i punti di Enie, poi Caversazio 4 e 2 di Quartuccio per San Miniato, che adesso effettua un doppio cambio. Entrano in campo con il numero 9 Neri e con il numero 22 Capozio. Realizza con l'aiuto del ferro il primo tiro libero Ferrarotto. Realizza anche il secondo. 12-9 più 3 per la Costa d'Orlando, ma in possesso palla adesso c'è San Miniato che rapidamente passa il centrocampo. Allora il pallone per Quartuccio,
dentro per il numero 22 Moretti. Lo scarico cercato ma non trovato per un compagno, riparte velocissimo Riccio per la Costa d'Orlando, va fino in fondo Riccio e poi prende il pallone quando aveva un piede fuori dal campo, reclama per un fallo Giampaolo Riccio, probabilmente ci poteva stare, però avrebbe anche potuto arrestare la sua azione d'attacco la guardia biancorossa. Si riprende adesso invece con la palla conquistata da San Miniato, che ha la possibilità di accorciare il distacco che rimane ancora di 3 punti, l'arresto e tiro di Carpanzano che non va, però il rimbalzo offensivo conquistato dalla squadra ospite con il numero 9 Neri. Ed esce proprio Riccio, entra al suo posto Marcello Crusca. Secondo fallo di squadra per la Costa d'Orlando, già 3 invece San Miniato, mancano 4 minuti e 41 alla fine del primo quarto, pronto a rimettere il pallone in gioco Quartuccio, fuori buono, ha trovato un compagno libero, poi riceve Carpanzano, il pallone dentro per il numero 22 che però sbaglia il suo aggancio e allora riparte con la palla conquistata la Costa d'Orlando con Daniel Perez che tenta adesso l'uno contro uno, arriva fino all'area pitturata, va fino in fondo e realizza un canestro per niente facile. Daniel Perez che si sblocca in questa partita, 2 punti per lui ed è già più 5 per la Costa d'Orlando, 14-9. Pallone per Caversazio, riceve Neri, il tentativo da 3 punti di Neri non è fortunato in questo caso, però scelta corretta da parte di Neri, riparte velocissima la Costa d'Orlando con Crusca che cede il pallone a Di Costa, buono il suo movimento di piede perno, Enrico Di Costa che arriva fino al ferro, non riescono a contenere il lungo della Costa d'Orlando i ragazzi di San Miniato, è già a quota 8 ed è 16-9, più 7, massimo vantaggio per la Costa d'Orlando e cerca di allungare con una difesa veramente forte in questo caso in possesso palla San Miniato che perde ancora un pallone per l'intercetto di Enrico Di Costa e poi c'è il fallo per evitare un canestro facile alla Costa d'Orlando commesso da Carpanzano e non è una buona notizia questo per coach Barsotti, si tratta del secondo fallo per Carpanzano, intanto pronti ad entrare con il numero 99 Tozzi ed anche con il numero 11 il capitano Benitez di San Miniato. E intanto entra in campo Michael Teghini, questa è una notizia perché alla vigilia non si credeva potesse giocare questa partita, invece lo vediamo in campo, evidentemente il fine settimana, almeno questa settimana, ha portato buoni frutti per Teghini che parte subito in penetrazione, segna e subisce fallo, Michael Teghini che si presenta così. C'è un altro cambio per San Miniato, esce con il numero 22 Capozio, entra con il numero 14 Morciano. Tiro libero aggiuntivo, potrebbe arrivare in doppia cifra il vantaggio della Costa d'Orlando in questo primo quarto, così è infatti, 19-9 più 10 per i padroni di casa, riparte adesso San Miniato con Quartuccio in possesso palla, Benitez per lui tenta la penetrazione, poi c'è l'intercetto ancora una volta di Teghini che però non riesce ad affondare il contropiede mentre sbaglia la ricezione, ma con un po' di fortuna San Miniato riesce ad arrivare al ferro, ma sbaglia ancora e allora riparte la Costa d'Orlando con Perez. Bello il pallone per Avanzini che intanto è entrato in campo, peccato il tiro appoggiato al tabellone non va e c'è il fallo fischiato a Teghini che aveva cercato invece uno sfondo, però ottima scelta da parte di Michael Teghini a fermare la transizione avversaria. Una bella Costa d'Orlando in questi primi 10 minuti, soprattutto in fase difensiva che poi viene concretizzata la sua fase difensiva in attacco con ottime scelte, anche quest'ultima di Avanzini era un'ottima scelta, peccato è stato sfortunato il giocatore appena entrato tra i biancorossi. Ci prova Benitez con il suo arresto e tiro non va e allora il rimbalzo momentaneamente conquistato da Perez che però poi si porta il pallone oltre il campo, quindi
Ancora in possesso palla San Miniato, che ha adesso 14 secondi per concretizzare la propria azione d'attacco. Il pallone ancora per Benitez, su di lui c'è Perez. Adesso c'è un cambio difensivo, Benitez ci prova da tre punti e realizza il capitano di San Miniato, Benitez. Ottimo il suo impatto alla gara. Intanto c'è Krusca che porta il pallone per la Costa d'Orlando. 19-12 a 2 minuti e 10 dalla fine del primo quarto. Ancora Krusca, non ci sono compagni liberi, lo trova adesso in bolletta, potrebbe scaricare sul lato debole, così non è, allora va fino in fondo bolletta. Ancora c'è un fallo fischiato a San Miniato, adesso subito da Avanzini, se ne sono date di santa ragione sotto canestro. Il fallo fischiato al numero 14, attualmente in campo Morciano. Esce intanto Perez, è entrato Riccio al suo posto. 19-12, due minuti già in bonus San Miniato, quindi va in lunetta adesso Avanzini. Realizza il primo tiro libero Patrick Avanzini, che ha un 7 su 9 in questa stagione, che diventa un 9 su 11. 21-12, più 9 per la Costa d'Orlando a due minuti dalla fine del primo quarto. Benitez, il pallone per Quartuccio, la finta del tiro da tre punti non va. Sono proteste da parte del numero 14 per un fallo non fischiato. Benitez va fino in fondo ma non realizza il pallone, viene giudicato fuori dopo la riconquista da parte del numero 9 Neri. E allora riconquista il pallone la Costa d'Orlando, 21-12, la possibilità di allungare la squadra di casa ad 1 minuto e 36 dalla fine del primo parziale. Intanto uno dei due arbitri va a parlare con Anteghini. Si libera Krusca, riceve il pallone adesso dalle mani di Riccio, invece Teghini, che sembra aver ripreso bene dall'infortunio subito in casa contro Lucca dopo 4 minuti di gioco. Riccio per Bolletta, stava per intercettare il pallone, il tentativo da tre punti di Bolletta che non va. Avanzini lotta come un leone per conquistare questo rimbalzo ma non va, e come era facilmente intuibile la difesa veramente di San Miniato è un'ottima difesa. Intanto rientra in campo Enie e rientra anche Moretti, esce Bolletta ed entra Spasojevic per la Costa d'Orlando. Si riparte con il possesso per San Miniato a 60 secondi dalla fine di questo quarto, il tentativo di Moretti poi ci ripensa, allora il pallone finisce tra le mani di Benitez, ancora uno contro uno con Krusca che si lascia superare, però contrasta bene fino alla fine il tentativo di Benitez, lo stesso Krusca. Riparte adesso Teghini, non riesce il tentativo, poteva tirare Riccio che invece poi ci ha pensato troppo, infatti lo stesso se la prende con se stesso. Il pallone fuori per Krusca, il tiro da tre punti non va di Marcello Krusca, sotto al rimbalzo ci sono solo maglie rosse. Il tentativo ancora di Eie da tre punti, lui invece prende la mira e realizza il meno 6. Ultima azione di questo primo quarto, 21-15, palla in possesso alla Costa d'Orlando. Riccio chiama Teghini, sono 9 secondi per andare al tiro prima della sirena, tenta la penetrazione, viene stoppato Teghini, si è intestardito un po' fino in fondo, poi comunque era riuscito a tirare Spasojevic, ma il pallone il canestro non lo premia. 21-15, si chiude così questo primo quarto, molto ben giocato dalle due squadre, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma la Costa d'Orlando ha fatto vedere veramente delle ottime cose. A tra poco.
Rieccoci dunque qui alla Pala Valenti per questo secondo quarto tra Irritec Capodorlando e Blue Kart Etrusca San Miniato. Un primo quarto, se vogliamo, anche molto spettacolare dopo il primo minuto caratterizzato da qualche errore, soprattutto offensivo, ma spettacolare perché si sono viste due ottime difese in campo e delle belle ripartenze. La Costa d'Orlando probabilmente è stata un po' più precisa rispetto agli ospiti nella fase centrale del primo parziale, tanto da aver raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio. Adesso invece il primo quarto si è chiuso con la Costa d'Orlando avanti di 6, 21-15. Intanto ci stava per riprovare Enie, che è colui che ha messo le due triple che stanno consentendo ancora a San Miniato di rimanere a contatto con i padroni di casa. Benitez, su di lui c'è Ferrarotto, tornato nuovamente in campo. Il cambio, il tiro da tre punti di Neri, che subisce il fallo di Giampaolo Riccio. E quindi ci saranno tre tiri liberi adesso per il numero 9 di San Miniato, Matteo Neri. 21-15. Riccio ancora fermo a quota 0, un 0 su 2 da 2 punti, mentre nel primo quarto sono 6 punti di Ferrarotto, 2 di Avanzini, 2 di Perez, 3 di Techini e 8 di Di Costa. Sbaglia il secondo tiro libero Matteo Neri. 3 sono i punti invece per San Miniato di Benitez, 6 di Enie, frutto di 2 triple. 2 di Quartuccio, 4 di Caversazio e adesso 2 naturalmente di Matteo Neri, che ha realizzato il terzo tiro libero. 2 su 3 per lui dalla lunetta, 21-17. Giampaolo Riccio a condurre il gioco d'attacco della Costa d'Orlando. Il pallone adesso nelle mani di Spasojevic, poi per Krusca che si lascia rubare il pallone dalle mani e commette anche il fallo. Dovrebbero esserci due tiri liberi, così è infatti. Doppio cambio per la Costa d'Orlando, escono Krusca e Spasojevic, entrano Di Costa e Perez. Partita meglio in questo secondo quarto San Miniato. Dalla lunetta, con il numero 99, Luca Tozzi realizza il primo tiro libero. Prima di questa gara aveva un 50% dalla lunetta, che si riconferma. Il pallone per San Miniato, riconquistato dopo il tentativo di Giampaolo Riccio. . 21-18, adesso è su meno 3 San Miniato, ma ancora in possesso palla dopo questo rimbalzo conquistato in attacco. Benitez, l'uno contro uno con Ferrarotto, poi il pallone per Neri che tenta la penetrazione, il suo arresto e tiro. Ottima l'azione di Matteo Neri. E prima dalla lunetta, adesso con questo arresto e tiro ha realizzato 4 punti per la sua squadra, che significa meno 1, 21-20, a 8-38 dall'intervallo lungo. Perez, il pallone giocato dalla Costa d'Orlando per Avanzini, che va fino ad attaccare il ferro. Il rimbalzo conteso tra tantissime maglie sull'area pitturata, e ci sono soltanto 2 secondi per chiudere l'azione d'attacco per la Costa d'Orlando, che rimane in possesso palla. 2 secondi, vediamo come giocherà questa rimessa la Costa d'Orlando. Il pallone per Di Costa, che non ha tenuto a mente, una volta ricevuto il pallone, quanto tempo mancasse per concludere l'azione, e dire che un attimo prima aveva segnalato lui stesso ai compagni che mancavano 2 secondi. C'è fallo commesso adesso da Ferrarotto, si tratta già del terzo fallo di squadra per la Costa d'Orlando, ancora ferma a quota 0. Non proprio un felice impatto della Costa d'Orlando in questo secondo quarto, ha recuperato lo svantaggio realizzando con questo parziale di 5-0 il meno 1 San Miniato, che adesso è ancora in possesso palla, potrebbe addirittura andare in vantaggio, e con Moretti che subisce fallo.
Intanto c'è time out richiesto da coach Condello. Si riparte dunque, secondo quarto fino a questo momento disastroso della Costa d'Orlando. In due minuti ha subito un parziale di 5-0 e adesso c'è in lunetta Moretti che può riportare avanti la sua squadra. Non è riuscita a segnare la Costa d'Orlando in due minuti di questo secondo quarto, che aveva chiuso il primo in avanti di 6, adesso si trova sul meno 1. Realizza il canestro del pareggio Moretti e il parziale si allunga ed è di 7-0 adesso il parziale in questo secondo quarto, che riporta in vantaggio San Miniato di un punto. Allunga la difesa la squadra ospite, ma esce bene con questa rimessa alla Costa d'Orlando. È in campo adesso con Ferrarotto, Riccio, Di Coste, Avanzini e Perez. Fuori il pallone per Ferrarotto che tenta la tripla, sfortunato Ferrarotto, il pallone rimane incastrato sul ferro e palla contesa, la freccia dice Costa d'Orlando che dovrebbe rimanere in possesso palla. C'è cambio, i giocatori non se ne erano resi conto, infatti è così, avevamo ragione, rimane in possesso palla la Costa d'Orlando. Riceve Riccio dalle mani di Ferrarotto, il suo arresto e tiro Giampaolo Riccio, serata no fino a questo momento per lui. Riparte adesso San Miniato con Moretti, il pallone per Benitez, aveva avuto lo spazio per provare una tripla, invece preferisce lo scarico poi fuori per la tripla tentata al numero 99 che non va, il rimbalzo e di Bolletta che riparte velocissimo, il pallone per Perez che finta la tripla, poi ci ripensa e c'è il fallo fischiato al numero 12 Moretti, che viene sostituito adesso dal compagno Caversazio. Secondo fallo per Moretti, primo fallo di squadra in questo secondo quarto per San Miniato. Bolletta, pallone per Perez, c'è una difesa veramente molto forte da parte di San Miniato, Perez avrebbe potuto provare anche il tiro da tre punti, non va il suo tentativo in penetrazione. Benitez cede il pallone per la tripla senza ritmo, presa dal numero 16 appena entrato Capozio, e se è 21-25 per San Miniato. La Costa d'Orlando non riesce a segnare in questo secondo quarto, blackout totale. Perez, il blocco di Di Costa, ancora il pallone telefonato di Perez per Bolletta. E l'ottima penetrazione del numero 99 Tozzi, che costringe ad un nuovo time out coach Condello, e blackout per la Costa d'Orlando che ha subito un parziale veramente impressionante di 12-0. 12-0 per San Miniato in questo secondo quarto.
Si riparte dunque, blackout per la Costa d'Orlando che ha subito un parziale ancora aperto di 12-0, non riesce a segnare, è ancora ferma a quota 21 dalla fine del primo quarto e sono già passati 3 minuti e mezzo di questo secondo parziale. Rientra in campo Teghini, pallone per Riccio. Ancora Teghini, c'è poco movimento tra i giocatori della Costa d'Orlando. Bolletta riceve, tenta la penetrazione, il suo tiro non va, è respinto dal ferro e riconquista il rimbalzo Tozzi che parte velocissimo. Il pallone per numero 16 Caversazio, su di lui c'è Krusca, è entrato in campo adesso. Lo scarico per Tozzi che riprova ancora da tre punti, questa volta il suo tiro non va. Riparte Teghini, pallone per Riccio, cerca di liberarsi dai blocchi Krusca, ancora un passaggio telefonato di Riccio e Tozzi va fino in fondo. 21-29, è completamente in bambola la Costa d'Orlando in questo secondo parziale, deve stare attenta per non lasciar scappare gli avversari, che poi diventa tutto molto difficile. Pallone per Krusca che scivola ancora una volta, perde un altro pallone Krusca, il tentativo da tre punti di Enie che stordisce letteralmente la Costa d'Orlando che si trova adesso a meno 11, aveva chiuso il primo quarto sul più 6. Devo dire che ne abbiamo viste tante nel basket, abbiamo visto tantissime partite, le abbiamo commentate, ma un parziale di 17-0 sinceramente non lo ricordo così frequentemente. Riccio ci prova da tre punti sulla sirena, non va. Pallone perso questa volta dal numero 16 Caversazio, buona la difesa di Bolletta, perde un altro pallone Teghini e poi il tentativo che non va da parte di San Miniato, c'è molta confusione in campo. Bolletta, pallone per Riccio, viaggia al doppio della velocità in questo secondo parziale San Miniato rispetto alla Costa d'Orlando, anche in fase difensiva. Riceve Krusca, il suo tentativo da tre punti sfortunato, questa volta Krusca ci mette le mani, poi Di Coste che subisce fallo con questo rimbalzo conquistato. Anzi no, il fallo viene fischiato a Bolletta e quindi ci saranno due tiri liberi adesso per San Miniato che era in possesso palla secondo gli arbitri in quel momento. E il parziale di 17-0 può ancora aumentare, è veramente incredibile quello che stiamo vedendo qui al Palavalenti. Realizza il primo tiro libero Caversazio, non riesce a trovare la soluzione a questo blackout coach Condello, che adesso ributta nella mischia anche Perez. 2-2 intanto per Caversazio, 21-34. Teghini riesce a ricevere questo pallone e lo cede in maniera indescrivibile a Di Coste. Riparte intanto di nuovo adesso San Miniato. Benitez sfrutta il blocco pick and roll che non si concretizza grazie all'intercetto di un giocatore della Costa d'Orlando. Difende veramente forte San Miniato, sta avendo grosse difficoltà la Costa d'Orlando a superare la difesa di San Miniato. La serata veramente negativa delle guardie biancorosse sta rendendo tutto più difficile, non c'è un giocatore libero. La tripla tentata da Riccio, non va nemmeno questa. Ancora Benitez, il pallone per il numero 5 della San Miniato che aveva avuto tutto il tempo per prendere la mira, ce l'ha adesso visto che non esce nessuno, sbaglia,
Riparte adesso la Costa d'Orlando con Bolletta. Torna indietro però a Teghini e si riferma nuovamente la palla. Potrebbe cambiare anche gli scarpini Krusca. Tanto in qualche maniera Riccio ci prova da tre punti, scadono i 24 secondi e riconquista un altro pallone San Miniato. Tanto esce Riccio, entra Perez, ma c'è il time out chiamato, ritengo, da San Miniato. 21-34. Si riparte dunque, la Costa d'Orlando non è riuscita a segnare in 8 minuti nemmeno un punto di questo secondo quarto, mentre San Miniato ne ha già segnati 19. È davvero incredibile quello che stiamo vedendo qui alla Pallavalenti. Enie va fino in fondo, non va, e poi Krusca ci mette anche una mano, questo pallone finisce fuori e San Miniato rimane in possesso palla. Chiama la difesa adesso coach Condello. In difesa zona, mi sembra di capire. Il tentativo da tre punti che non va, sbaglia ancora il numero 5 di San Miniato, però subisce fallo la squadra ospite e quindi sarà un altro viaggio in lunetta. San Miniato che ha commesso un solo fallo, e questa è la cosa forse più paradossale, cioè ha commesso un solo fallo in tutto il secondo quarto, eppure ha difeso in una maniera veramente forte, a tal punto da non far segnare nemmeno un punto agli avversari. Sbaglia il primo tiro libero col numero 14 Morciano, segna invece il secondo e siamo 20-0 in questo secondo parziale. Questa onestamente credo di non averla mai vista in tanti anni di basket. Ancora lunga la difesa di San Miniato, che commette il secondo fallo in questa parziale a 2 minuti dall'intervallo lungo. Per fortuna della Costa d'Orlando la partita è ancora lunga, però è già meno 14 adesso dopo aver chiuso il primo quarto sul più 6. Alessio Ferrarotto di nuovo in campo per la Costa d'Orlando, che è sul parquet con Perez, Di Coste, Bolletta e Krusca. Perez riceve il pallone da Ferrarotto, tenta la penetrazione, poi lo scarico per Di Coste che subisce una spinta che però gli arbitri non fischiano. Adesso fischiano questo fallo sul numero 44 Quartuccio. Rientra Benitez, dal suo ingresso in campo la squadra è decisamente cambiata di San Miniato. Non so per quanti demeriti, ma secondo me sono solo meriti per San Miniato, con la sua difesa veramente asfissiante, anche molto forte devo dire. Però fuori per Bolletta, la sua finta da tre punti, ancora Bolletta va fino in fondo, il suo appoggio al ferro non va e commette anche fallo Bolletta.
e manda il lunetta a San Miniato. Questa è confusione, questa è confusione proprio mentale. Terzo fallo per Bolletta. Il lunetta c'è col numero 14 Morciano, secondo viaggio consecutivo per lui. Tanto è uscito Bolletta, è entrato Avanzini. Anzi, il cambio verrà effettuato dopo i tiri liberi. Ha sbagliato il primo tiro libero Morciano. Sbaglia anche il secondo. Riconquista il pallone Daniel Perez per la Costa d'Orlando, che spera quantomeno di segnare un canestro in questo secondo quarto. È ancora ferma a zero. Perez va fino in fondo e la stoppata da parte di Marciano. Riparte ancora lo scarico fuori per la tripla sbagliata questa volta del numero 16 Caversazio. C'è un altro fallo commesso da Morciano in questo momento. Esce proprio Morciano, che ha commesso il suo secondo fallo. Esce Bolletta ed entra Avanzini per la Costa d'Orlando. Ha problemi anche a rimettere il pallone in campo la Costa d'Orlando, visto la difesa lunga. Perez riceve da Ferrarotto, pallone per Krusca. Tenta la penetrazione Krusca, va fino in fondo. Avanzini subisce il fallo sul tap-in tentato. Fallo commesso dal numero 8 Enie. E ci saranno due tiri liberi per Avanzini. Potrebbero essere i primi punti di questo secondo quarto della Costa d'Orlando a 40 secondi dalla sirena. Eccolo il primo punto, accolto anche da un applauso dal pubblico del Palavalenti. 2 su 2 per Avanzini, si sblocca dopo quasi 10 minuti praticamente la Costa d'Orlando in questo secondo quarto e segna i primi due punti con due tiri liberi. 23 a 35, tutto sommato è ancora sul meno 12 la Costa d'Orlando. Aver segnato i primi punti soltanto dopo 9 minuti e 20 secondi di gara del secondo quarto e trovarsi ancora sul meno 12, se si vuole guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, può essere un dato tutto sommato positivo. Si riparte dunque, ultimi 30 secondi di gara e la tripla realizzata da Benitez, troppo libero, più 15 adesso per San Miniato. C'è una discrepanza di 3 secondi tra il tabellone e il cronometro dei 24 secondi su questa ultima azione. Ferrarotto tenta l'uno contro uno, va fino in fondo e riesce a realizzare adesso Ferrarotto. 25 a 38, più 13 per San Miniato, ancora il pallone fuori per Enie che sbaglia da 3 punti, non c'è più tempo. Quindi si va negli spogliatoi con il punteggio di 25 a 38 in questo secondo quarto veramente disastroso della Costa d'Orlando, che subisce in questo parziale un 23 a 4 che può ancora comunque recuperare, visto che è soltanto
per modo di dire, sotto di 13 punti la Costa d'Orlando. A tra poco. Rieccoci amici sportivi qui dalla Pala Valenti per questo secondo tempo fra Irritec Capo d'Orlando e Blue Carta Etrusca San Miniato, un secondo quarto che ha avuto veramente dell'incredibile, ha piazzato un parziale di 20-0 la squadra ospite nei confronti dei Paladini, che sono entrati in un blackout assoluto, hanno segnato i primi punti del secondo quarto a 40 secondi dalla sirena con due tiri liberi di Avanzini, poi una penetrazione di Ferrarotto, 4 i punti realizzati dunque nel secondo quarto per la Costa d'Orlando, 23 quelli di San Miniato, per un punteggio di 25-38 più 13 dunque per gli ospiti, che avevano chiuso il primo parziale invece sotto di 6 punti. Adesso c'è qualcosa da controllare secondo gli arbitri, hanno cambiato il pallone di gioco, quindi si riparte con il possesso palla di San Miniato, Moretti pronto alla rimessa in gioco del pallone, 25-38, deve recuperare e deve sicuramente cambiare atteggiamento la Costa d'Orlando, deve fare più movimento soprattutto in attacco per cercare di superare la sfiziante difesa di San Miniato. Il possesso adesso con Carpanzano, ancora buono lo scarico per il compagno che però sbaglia il sottomano, allora riparte la Costa d'Orlando, cerca di velocizzare le operazioni Riccio, che però poi si ferma e cede il pallone a Ferrarotto, su di lui c'è Moretti, poi Enie potrebbe sfruttare l'uno contro uno, ci prova infatti Ferrarotto che poi addirittura scivola, il pallone finisce comunque nelle mani di Perez, ci sono ancora 7 secondi per concludere l'azione d'attacco, Perez il suo arresto e tiro e va. Primi due punti di questo secondo tempo sono della Costa d'Orlando e questo già è un segnale visto come è andato il secondo quarto. 27-38 più 11 per San Miniato, che adesso è in attacco con Enie che ci prova ancora da tre punti, sbaglia questa volta, è stato molto preciso in questa partita Enie con un 3 su 5 che diventa 3 su 6 e sbaglia però anche la Costa d'Orlando sempre da tre punti, allora riparte San Miniato velocemente già dall'altro lato del campo con il numero 44 Quartuccio, il pallone dentro per Enie, vuole andare nell'uno contro uno contro Di Coste che è poco deciso nel contrasto, avrebbe potuto sfruttare i suoi centimetri Di Coste per contrastare l'avversario, pareggia il conto dei canestri in questo terzo parziale San Miniato con Enie, uno dei migliori per ora della sua squadra con 11 punti realizzati. Ferrarotto, il pallone fuori per Bolletta, il suo tentativo da tre punti, sbaglia anche Bolletta, il rimbalzo è di San Miniato che riparte velocissima, una transizione veramente molto rapida e ci riprova ancora Enie ma non va, il rimbalzo è di Coste. Ferrarotto in possesso palla adesso per la Costa d'Orlando, il pallone ceduto nelle mani di Riccio, fino adesso veramente impalpabile. 0 su 5 dal campo, Ferrarotto da 3 punti, va la tripla di Alessio Ferrarotto, cerca di svegliarsi adesso la Costa d'Orlando, si riporta sul meno 10, segnali positivi per coach Condello, adesso deve stringere le maglie difensive ma lascia troppo spazio a Enie che per fortuna della Costa d'Orlando sbaglia. Ferrarotto in possesso palla adesso, c'è poco movimento nella Costa d'Orlando, Di Coste il blocco per favorire Perez che tenta la penetrazione, poi ci prova da tre punti Daniel Perez, lo prende nemmeno il ferro il pallone e c'è il tocco di piede fischiato a San Miniato e precisamente al numero 5 Carpanzano, quindi la Costa ha 14 secondi per continuare ad attaccare, pallone non proprio ben giocato dall'attacco biancorosso con la tripla fuori ritmo tentata da Perez, anche lui non proprio in serata, 2 su 6 dal campo. Bolletta, pallone per Ferrarotto che riesce ad uscire da un blocco degli avversari, tenta l'uno contro uno, va fino in fondo e subisce il fallo, giusto il fischio degli arbitri da parte del numero 16 Caversazio. C'è cambio, esce Di Costa e entra Avanzini, anche l'apporto di Avanzini non è stato in attacco efficace, ha realizzato 4 punti ma tutti e 4 sono arrivati dalla lunetta.
C'è un altro cambio per San Miniato, esce con il numero 5 Carpanzano, anche per lui non proprio una grande serata, è il miglior marcatore di San Miniato ma è ancora fermo a 0 punti. Primo tiro libero segnato e torna sotto la doppia cifra lo svantaggio della Costa d'Orlando, meno 8 adesso con i 2 punti di Ferrarotto. È partita bene in questo terzo parziale la Costa d'Orlando, 7-2 per ora il punteggio in questo terzo quarto. Benitez, il pallone per Renie, poi Quartuccio, 6 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Riccio contesta l'attacco, poi il rimbalzo conquistato per due volte da Renie, il tiro fintato da 3 punti, poi ci prova invece da 3 punti San Miniato e la mette con Moretti, canestro importantissimo per San Miniato questo qui, stavano per scadere i secondi d'azione d'attacco, ha trovato invece 3 punti con il tiro dall'angolo ben realizzato da Moretti per San Miniato. Adesso è Ferrarotto il suo tentativo da 3 punti. Che partita di Alessio Ferrarotto, è già quota 16 punti, miglior marcatore della gara, 35-43. Queste sono iniezioni di fiducia per la Costa d'Orlando. Enie finta, poi Riccio si addormenta, non lo contrasta il tiro da 3 punti, allora riparte adesso la Costa d'Orlando con Ferrarotto che deve destreggiarsi per difendere questo pallone, lo riceve nuovamente dalle mani di Bolletta. Ma che partita di Alessio Ferrarotto, fino a questo momento veramente molto preciso. E c'è la stoppata invece adesso che subisce Ferrarotto da Caversazio, ci sono 6 secondi per concludere l'azione d'attacco, esce Enie, entra con il numero 99 Tozzi, 35-43 il punteggio, segnale di risveglio per la Costa d'Orlando che adesso rimette il pallone in gioco, ma ci sono 4 secondi per concludere l'azione d'attacco adesso dopo questo intercetto da parte di San Miniato. È pronta la rimessa Riccio, pallone per Bolletta che ha pochissimi secondi per andare al tiro, deve sbricarsi, ci prova da 3 punti, è sfortunato, il pallone prende il primo ferro ed è Moretti che finta il tiro da 3 punti, buona la circolazione di palla da parte di San Miniato, poi si ferma però con Quartuccio, difesa a zona della Costa d'Orlando e intercetta questo pallone Perez, finisce nelle mani di Ferrarotto che non spinge però nonostante le richieste da parte di coach Condello. Bolletta subisce un tocco, palla persa, c'era un tocco di braccio evidentissimo ma gli arbitri non hanno fischiato il fallo. 35-43, ma la Costa sembra decisamente più reattiva in questo terzo parziale dopo un secondo quarto veramente inguardabile. Riccio contrasta Tozzi, arriva fino in fondo Tozzi, realizza il più 10 per San Miniato a metà terzo parziale. Pronto a entrare intanto per la squadra ospite con il numero 9 Matteo Neri. Riccio, blocco di Avanzini, però cambiano immediatamente sui blocchi, non consentono nemmeno di poter fare un blocco. Riccio si intestardisce in questa azione solitaria offensiva e perde palla, subisce il fallo di Bolletta, il numero 16 di San Miniato, e dovrebbe essere il quarto fallo per Bolletta, anzi no, il terzo. Fallo tecnico fischiato alla panchina, fallo tecnico fischiato alla panchina della Costa d'Orlando. Ancora coach Condello reclama per il tocco non fischiato precedentemente. A volte gli allenatori si fanno fischiare tecnico proprio per il quarto fallo, intanto per Bolletta, per cercare di dare una scossa alla propria squadra, alla partita, per cercare insomma di smuovere un po' le acque. Comunque è meno 10 la Costa d'Orlando, 35-45, però adesso San Miniato ha la possibilità nuovamente di allungare perché ha 3 tiri liberi più possesso.
due tiri liberi per il fallo subito da Tozzi e poi un tiro libero aggiuntivo per il tecnico fischiato alla panchina. Realizza il tiro libero Tozzi, era il tiro libero del fallo tecnico, adesso si presenta in lunetta per aver subito il fallo Caversazio. Per lui un 10 su 17 dopo 5 gare, sbaglia il primo tiro libero Caversazio. Realizza invece il secondo, il possesso rimane nelle mani della Costa d'Orlando che adesso si trova sul meno 12, 35 a 47. Ferrarotto tenta la penetrazione, Ferrarotto tenta di andare fino in fondo, sbaglia, il canestro è stato sfortunato questa volta, Ferrarotto era buona la sua scelta. Intanto come il burro arriva fino a canestro Caversazio su una difesa inesistente della Costa d'Orlando, ha dovuto commettere fallo per non far realizzare un canestro sotto mano veramente semplicissimo. È partito dalla sua area Caversazio col pallone in mano, ha fatto tutto il campo e nessuno lo ha marcato. Sbaglia Caversazio dalla lunetta. Non ne sta approfittando San Miniato al 100% di questa situazione di assoluta difficoltà della Costa d'Orlando. Realizza il secondo tiro libero, 35 a 48, di nuovo più 13 per San Miniato. Era partita bene la Costa d'Orlando in questo terzo parziale, adesso sta ritrovando le stesse difficoltà che ha trovato nel secondo quarto. Cerca un compagno libero, lo trova in Perez e Ferrarotto, ancora per Ferrarotto il pallone. Bello il pallone per Avanzini che segna due punti facili facili grazie ad un grande assist di Ferrarotto che lo ha trovato libero sotto canestro. Sbaglia completamente Neri. Teghini per la Costa d'Orlando. Tenta la penetrazione Teghini che subisce fallo e realizza il canestro. Michael Teghini si rimette in carreggiata, la Costa d'Orlando cerca di smuovere il punteggio e il tabellone, 39 a 48, ma la possibilità di portarsi adesso con questo tiro aggiuntivo sul meno 8 nuovamente la Costa d'Orlando, che in questo terzo quarto è decisamente ben diversa da quella vista nel secondo parziale. Concretizza il gioco da tre punti Michael Teghini, 40 a 48 a 3 minuti esatti dalla fine del terzo quarto. Pallone per Quartuccio, adesso è San Miniato ad avere difficoltà perché la Costa sta veramente difendendo molto forte, riceve un buon pallone e realizza una tripla Neri. Tanto dalla panchina della Costa ci sono proteste su falli non fischiati sotto canestro. Teghini, uno contro uno contro Quartuccio, pallone fuori per Perez, tenta la tripla Daniel Perez, sfortunato, pallone gira intorno al ferro ed esce, avrebbe potuto rispondere alla tripla di Neri. 40 a 51 più 11 per San Miniato. Pallone dentro per Caversazio che subisce il fallo di Teghini. È un'ottima circolazione di palla quella di San Miniato, molto veloce a differenza della circolazione di palla offensiva della Costa d'Orlando. C'è cambio, esce Quartuccio, è pronto ad entrare con il numero 5 Carpanzano. Secondo fallo per Teghini, due tiri liberi per Caversazio, realizza il primo tiro libero, di nuovo più 12, 40-52 a 120 secondi dall'ultima pausa. Realizza anche il secondo,
ed è più 13, c'è cambio, rientra in campo Riccio, esce Perez. Allunga nuovamente la difesa San Miniato, però si lascia sorprendere dalla rimessa della Costa d'Orlando ben effettuata da Crusca e Riccio. Adesso il pallone finisce nelle mani di Ferrarotto, ora fuori per Crusca, tenta l'uno contro uno, vuole andare fino in fondo Crusca e si becca la stoppata, poi Avanzini riesce a conquistare questo rimbalzo. Non viene fischiato nulla sotto canestro, eppure onestamente mi sembra che le braccia vengano toccate. Cosa è stato un fallo fischiato adesso? Del terzo fallo per Riccio. Da questo momento la Costa d'Orlando è in bonus. A 1:28 dalla fine del terzo quarto. Più 13 per San Miniato, che ha la possibilità di allungare. Pallone intercettato dalla Costa d'Orlando e Avanzini che lo riconquista, poi il passaggio per Crusca, ancora per Riccio, fuori per Teghini che tenta la tripla, Michael Teghini, il pallone tocca il primo ferro, però rimane in possesso palla la Costa d'Orlando, 1:10 dalla fine del terzo quarto, 14 secondi per concludere l'azione d'attacco, ancora un fallo da spendere, anzi più di uno, San Miniato, 1:10. Crusca ancora stoppato. Sono almeno 5 le stoppate effettuate in questa gara fino adesso da San Miniato. Sono tante. Un altro pallone intercettato. Era indirizzato ad Avanzini, ma rimane ancora in attacco con 12 secondi da giocare. La Costa d'Orlando. Ferrarotto. Pallone per Crusca che deve tirare. Confusione totale. In confusione totale la Costa d'Orlando. Si chiariscono comunque Ferrarotto e Crusca. Mancano 50 secondi alla fine del terzo quarto, più 13 per San Miniato che però è in possesso palla, può ancora allungare. Carpanzano, il pallone per Neri, poi per Tozzi e qui sì, il fallo è corretto. Esce Crusca, entra Bolletta. Due tiri liberi adesso per il numero 99, Luca Tozzi. Buona la sua partita fino a questo momento, realizza il primo tiro libero, autore di 9 punti, 3 su 4 da 2. Doppia cifra anche per lui, sono due giocatori in doppia cifra, anzi tre per San Miniato, sono Enie con 11 punti, Aversazio con 12 e adesso Tozzi con 10, uno solo invece per la Costa d'Orlando, 16 punti di Alessio Ferrarotto. Si riparte con 35 secondi sul cronometro per la fine di questo terzo quarto, Teghini, il blocco di Bolletta. Si apre la difesa di San Miniato che riesce sempre e comunque a contrastare gli avversari in penetrazione. Gli arbitri non fischiano nessun fallo, quindi continuano giustamente a difendere così, in maniera così efficace peraltro.
Entra Quartuccio nuovamente in campo, esce con il numero 9 Neri. Moretti poco prima ha sostituito Tozzi. C'è fallo. La panchina della Costa reclama l'antisportivo perché il pallone ancora effettivamente non era stato rimesso in gioco. Pallone per Avanzini. Non riescono nemmeno a fare una rimessa perché San Miniato raddoppia, se non triplica addirittura i possibili ricevitori, e poi per il resto c'è altro poco movimento da parte dei giocatori della Costa d'Orlando. Ancora Avanzini riceve e cede nuovamente il pallone a Teghini. Sono 8 secondi, Teghini va fino in fondo ma subisce il fallo. E soltanto adesso, a 17 secondi dalla fine, San Miniato entra in bonus. Terzo fallo per Moretti, rientra in campo Neri. Tante le rotazioni sfruttate da coach Barsotti. C'è Ferrarotto. 10 secondi alla fine, Ferrarotto va fino in fondo, sbaglia però il tiro da sotto e allora riparte San Miniato. Ancora 3 secondi per andare al tiro e ci prova con il numero 9, ma il suo tiro non va. Si chiude il terzo parziale, 40-55, più 15 per San Miniato, che addirittura allunga di 2 lunghezze rispetto alla fine del secondo quarto, nonostante si era vista una buona Costa d'Orlando. A tra poco. Rieccoci dunque per l'ultimo quarto di questo incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, girone A, di fronte la Irritec Capod'Orlando e San Miniato. 40-55 per gli ospiti il punteggio, figlio di un secondo quarto disastroso della Costa d'Orlando. Adesso è in possesso palla con Teghini, tornato dopo due settimane di infortunio. Ancora Teghini. C'è poco movimento però, soprattutto viene raddoppiato di Coste. Intanto c'è il tiro sbagliato, anche un po' sfortunato, di Riccio, che reclama anche un fallo subito che non gli viene fischiato, ma rimane in possesso palla ancora la Costa d'Orlando perché il rimbalzo lungo è stato conteso anche da Bolletta. Poi l'ultimo tocco è di un giocatore in casacca rossa.
Ferrerotto riceve da Riccio, il blocco di Di Costa che poi cade male, cade malissimo, scivola, gli si allargano le lunghe leve, con la speranza che non abbia risentito muscolarmente, ma veramente è caduto malissimo. C'è subito il cambio chiamato da Condello, è scivolato con il piede destro, e praticamente ha fatto una spaccata sul parquet. Rimane comunque in possesso palla, è entrato Avanzini al suo posto, la Costa d'Orlando con Riccio, ancora difesa asfissiante di San Miniato. Ferrerotto ci prova da tre punti sulla sirena, anche con l'aiuto della tabella. Canestro veramente pazzesco di Alessio Ferrerotto, 43-55. Adesso però risponde da tre punti ma sbaglia, subisce una spinta Ferrerotto e però gli arbitri non vedono. Riconquista il rimbalzo d'attacco San Miniato, ancora con il numero 44 Quartuccio che solo ha tutto lo spazio e il tempo per prendere la mira e realizzare questi due punti. 43-57, più 14 per San Miniato. Ferrerotto ancora in possesso palla. Bella la finta di Ferrerotto, lo scarico fuori, ancora buona circolazione di palla della Costa d'Orlando, poi bolletta ancora sul lato debole per Ferrerotto, ma viene intercettato il pallone da Neri. E allora riparte ancora San Miniato, riceve lo stesso Neri, poi Carpanzano che rifiuta il tiro da tre punti, questa volta però può prendere la mira e non sbaglia. Aveva sbagliato troppe volte sino a questo momento Carpanzano, è il miglior realizzatore di San Miniato. Una partita disastrosa fino adesso, ma non si era nemmeno preso tanti tiri in questa gara. Adesso invece ha avuto il tempo di tirare da tre punti ed è massimo vantaggio per San Miniato, più 17, 43-60. Si riparte dunque con la Costa d'Orlando in possesso palla. Michael Teghini con Ferrerotto, doppio playmaker per Condello in campo con Riccio che riceve un pallone difficile di Ferrerotto, poi ancora Riccio. E viene fischiato anche uno sfondo di Avanzini, ma Riccio comunque aveva anche perso il pallone. C'è cambio, esce Riccio. Serata da dimenticare per lui, 0 su 6 dal campo, 0 punti, meno 7 di valutazione. 43-60, più 17, possesso palla per San Miniato. Il tiro da 3 punti di Quartuccio che non tocca nemmeno il ferro. Il rimbalzo di Neri però aveva un piede fuori dal campo, quindi riconquista il pallone la Costa d'Orlando che deve crederci. Certo, la difesa di San Miniato è veramente impressionante e non si capisce come riesca a resistere per 40 minuti a difendere così. Atleticamente è veramente una squadra molto ben preparata. Esce dai blocchi Perez, riceve il pallone da Teghini, ancora Perez, bolletta, tenta l'uno contro uno, va fino in fondo, subisce il fallo. Bolletta che andrà dalla lunetta per due tiri liberi. Thank you.
Realizza il primo tiro libero Luca Bolletta, il capitano della Costa d'Orlando. Realizza anche il secondo, 45 a 60, più 15 per San Miniato. Allunga la difesa anche la Costa d'Orlando, cercando di mettere in difficoltà gli avversari, che però escono bene con questa rimessa. Il pallone è dentro per... Bello il pallone per Quartuccio, che era completamente solo nell'area pitturata, però è stato ottimo il passaggio del compagno, che l'ha visto libero e ha potuto segnare da sotto. Adesso è ancora la Costa d'Orlando in possesso palla con Teghini. Buono il pallone per Avanzini, poi fuori per Bolletta che tenta la tripla. Luca Bolletta da tre punti. 48 a 62, bisogna difendere se si vuole recuperare e cercare di minare le certezze. C'è giusto il fischio del fallo in attacco commesso da Carpanzano, dovrebbe essere il suo quarto fallo. Buona l'azione difensiva. Secondo fallo invece per Carpanzano. Buona l'azione difensiva, stavo dicendo, di Teghini. Adesso parte a razzo veramente, deve però fermarsi visto il raddoppio. Il suo arresto e tiro ancora Michael Teghini. Ci sono, bello il pallone recuperato da Crusca. La Costa deve crederci e lo sta facendo. Teghini chiama il blocco di Avanzini. Da tre punti Michael Teghini, sfortunato in questa occasione, sarebbe stato veramente un canestro importantissimo del meno 9, invece ancora più 12 per San Miniato, adesso in possesso palla, ma bisogna difendere e crederci. Fallo fischiato a Crusca. Mancano ancora 6 minuti e 10, c'è tutto il tempo per recuperare. Doppio cambio per San Miniato, entrano Tozzi e Benitez, escono col numero 22 Capozio e col numero 44 Quartuccio. La rimessa invece Moretti, già pronto per rimettere il pallone in gioco. Tozzi per Carpanzano che va fino in fondo, Crusca lo difende benissimo questo pallone e costringe all'errore il giocatore di San Miniato. Prerotto per Teghini, ancora il blocco di Avanzini che poi va nell'area pitturata, ancora Teghini va fino in fondo, viene però stoppato. È eccessivamente prevedibile il gioco della Costa d'Orlando in questo momento. Bella la finta del numero 16 che sbilancia Bolletta e va fino in fondo realizzando il più 14 per San Miniato. Era un buon canestro quello che poteva segnare Avanzini, però la sua azione era troppo prevedibile. I raddoppi sull'area pitturata sono sistematici da parte di San Miniato e infatti sono arrivate 7-8 stoppate durante questa gara ed è insomma abbastanza. Possesso palla per la Costa d'Orlando, più 14 per San Miniato, 5 minuti e 38, ancora c'è molto tempo, quindi la Costa può recuperare, ha fatto vedere cose positive in questo terzo, in questo ultimo parziale, scusate, segnali decisamente di ripresa, soprattutto con un super Ferrarotto, ma se mancano i punti delle guardie è veramente dura per qualsiasi squadra. Ricci e Perez oggi, veramente giornata nera. Questo pallone di Crusca che poi commette anche fallo,
ed è il quinto per Marcello Crusca, è costretto a rientrare Riccio, anche per Crusca non proprio una grande serata. E facciamo prima dire chi si salva in questa serata, fino adesso almeno, della Costa d'Orlando. Bello il pallone recuperato da Riccio, che però poi scivola e se lo porta fuori, però è un buon segnale, questi sono i segnali che deve dare la Costa d'Orlando, di pressione, di difesa, di voglia di voler rientrare in partita. C'è tutto il tempo per farlo, mancano ancora ben 5 minuti dalla fine della partita e 14 punti sono recuperabili, anche se San Miniato continua a difendere in maniera asfissiante. Carpanzano, su di lui Spasojevic si lascia veramente superare con agilità, però poi riprende questo rimbalzo difensivo, il pallone ceduto a Bolletta che tenta la tripla senza pensarci due volte. Bolletta, e riparte così San Miniato. Benitez, il pallone dentro per il numero 16, ancora fuori per Tozzi che finta la tripla, salta e poi Avanzini non riesce a recuperare questo rimbalzo. Ancora tempo per San Miniato, naturalmente che gioca anche col cronometro per evitare il rientro della Costa d'Orlando. Ottimo circolazione di palla, non va, ma il rimbalzo lungo è ancora di San Miniato. 14 secondi ancora da giocare per la squadra ospite e concludere questa azione d'attacco. Benitez, pallone per Carpanzano, dentro per Tozzi, fuori sul lato debole per Moretti. Sono scaduti i 14 secondi che erano a disposizione della squadra ospite. E c'è time out richiesto da coach Barsotti di San Miniato. Si riparte dunque per gli ultimi 3 minuti e 53 secondi di partita, più 14 San Miniato, ma in possesso palla c'è la Costa d'Orlando, che ha concesso adesso anche qualche rimbalzo d'attacco di troppo agli avversari. E anche questa palla persa su rimessa. Non è così che può recuperare la Costa d'Orlando, anche perché il tempo passa e la palla è sempre in possesso a San Miniato. Sbaglia da sotto San Miniato, allora riparte velocissimo Spasojevic che cede il pallone ad Avanzini che trova due punti velocissimi e rapidi, e questo è quello che ci vuole. Intanto c'è un infortunio a Benitez. Abbiamo visto cosa è successo sinceramente, quindi non... chiede aria per respirare, probabilmente una botta al petto, un contrasto nel tentativo di ripartire. L'applauso del pubblico del Pallavalenti per Benitez che sembra essersi ripreso.
Si riparte dunque con la Costa sotto di 12 punti a 3 minuti e 39. C'è un fallo fischiato alla Costa d'Orlando a Spasojevic. Primo fallo per lui. Adesso in bonus la Costa d'Orlando. Ancora un fallo da spendere invece San Miniato. Fallo fischiato a Riccio che si è fatto superare dall'avversario, quindi andrà in lunetta adesso San Miniato con ed è il quinto fallo anche per Riccio, serata per lui da dimenticare. 0 punti, 0 su 6 dal campo. Due tiri liberi per Caversazio, sbaglia il primo tiro libero. Realizza il secondo, di nuovo più 13 per San Miniato. Bolletta. Ferrarotto. Ancora le marcature sono veramente pazzesche di San Miniato. Stoppato ancora Ferrarotto da Tozzi. Questa volta era mancato il raddoppio e l'aiuto in difesa, ma è arrivata la stoppata comunque di Tozzi sull'appoggio di Ferrarotto, il migliore sicuramente della Costa d'Orlando fino a questo momento. Con 19 punti realizzati, 3 su 5 da 2, 3 su 4 da 3. Pallone per Perez. Perde un altro pallone la Costa d'Orlando. Bello il canestro di Tozzi sull'assist no look del compagno. 3 minuti alla fine della partita, di nuovo più 15 per San Miniato. Ancora Perez in possesso palla, ma non c'è scarico, non c'è possibilità di poter servire compagni liberi. Si prende un tiro da 3 punti Spasojevic, ma sembra aver mollato anche la Costa d'Orlando l'intenzione di voler recuperare. La finta per Tozzi, il pallone poi finisce nelle mani di Quartuccio. Ancora contro di lui Spasojevic, le finte di Bartuccio che cede il pallone a Tozzi, che la mette indisturbato da 2 punti nonostante il contrasto di Bolletta. Spasojevic, pallone per Perez, dentro per Avanzini, passaggio telefonato per Bolletta, infatti è stato intercettato. C'è cambio, è pronto ad entrare in campo Enie al posto di Moretti. Un minuto e 50 alla fine, più 17 adesso per San Miniato. Devono anche migliorare i ragazzi della Costa d'Orlando sul conteggio dei secondi che mancano per andare a concludere l'azione d'attacco, perché non è la prima volta in questa gara che è proprio come se avessero tutto il loro tempo a disposizione. Intanto è pronto a entrare per la prima volta in questa partita Regoli per San Miniato. Cede il pallone lo stesso Regoli a Quartuccio. Dentro per Regoli che viene contrastato da Spasojevic. Bolletta la possibilità di andare fino alla fine, ma c'è un'altra stoppata, un altro tentativo per 3 volte. La Costa d'Orlando è andata sotto canestro al tiro, ma non è riuscita a segnare. Questo è un chiaro segnale di come sta andando questa partita. E invece Tozzi non sbaglia da 3 punti, mette la tripla che chiude definitivamente la partita, più 20 a un minuto dalla fine. Penso ci sia
poco da sperare per la Costa d'Orlando, che a parte il primo quarto ha pagato poi in maniera devastante un secondo quarto inguardabile. Perde un altro pallone la Costa d'Orlando con il tentativo di Ferrarotto. Sabignato in attacco, sbaglia da sotto il nuovo entrato, è cercato naturalmente dai compagni per farlo segnare e c'è un altro pallone perso per la Costa d'Orlando, è un fallo commesso da Spasojevic. Mancano 22 secondi, la partita è praticamente finita, ma ci saranno due tiri liberi adesso per Sabignato. Non va il primo tiro libero. Realizza invece il secondo Tozzi. Ferrarotto va fino in fondo e subisce un'altra stoppata, che insomma tanto stoppata non mi era sembrata, perché il pallone non è stato preso, stoppato al braccio praticamente. Tozzi da tre punti sbaglia, finisce 52-73 per Sabignato, prima sconfitta interna per la Costa d'Orlando, che cede due punti in palio a Sabignato, che supera così la Costa in classifica raggiungendo quota 8. La Costa è ferma a 6, dopo 6 turni comunque un bottino tutto sommato positivo per la Costa d'Orlando in un girone decisamente sconosciuto per la squadra biancorossa. Alle prossime qui dalla Pala Valenti.